si può ben dire che una manifestazione come Expo Sposi, che dura da 22 anni, non conosce crisi, nonostante le difficoltà che in questo momento vive il mondo del commercio. 22 anni appunto in cui la famiglia Cerasoma è riuscita a mettere insieme tante aziende, tanti piccoli imprenditori che lavorano nel settore, un settore che naturalmente si porta dietro un grande indotto, perché qui davvero si trova di tutto, dai vestiti, dagli abiti da cerimonia, gli abiti per le spose, il catering, il noleggio delle macchine, i viaggi, i fiori, le bomboniere, le fotografie, il servizio fotografico, insomma davvero di tutto per realizzare il sogno di una vita e quindi sposarsi con tutto quello che serve. E allora andiamo insieme a vedere che cosa ci propone questa 22esima edizione di Expo Sposi qui al Real Collegio fino a domenica. Francesco, facciamo un brindisi a Expo Sposi? Se lo merita. Perché 22 anni sono tanti e questo ti fa onore. È una vita che opero in questo settore, quindi mi fa piacere anche che mi abbiate invitato a fare questo brindisi. Senti, quest'anno tra l'altro addirittura più espositori rispetto allo scorso anno, nonostante le insomma difficoltà che sappiamo investire nel settore del commercio. Le difficoltà ci sono tutte, abbiamo leggermente abbassato i prezzi e abbiamo incrementato il numero degli standisti. Però, come dire, è una manifestazione, insomma il matrimonio si sa, no? È l'inizio di un percorso, l'inizio di una nuova vita. E allora questa manifestazione forse vuole essere anche un segnale di ottimismo, di speranza? Sicuramente guarda un po' al futuro, no? Visto che in Italia al futuro ci si pensa poco, ci pensiamo noi. In bocca al lupo e altre 22 edizioni, anche di più. Che crepi il lupo allora.